generosa ma pure egoista, risoluta, non sempre simpatica, severa ma tanto possibilista. Decisamente sono democratica, laboriosa, gioco forza solista. Donna moderna, ragiono all'antica. Ferma, sono nella fede cristiana, fiera dell'identità italiana. Da Il tempo del coraggio di Rosa Maraposa. Buonasera a tutti. Benvenuti alla presentazione del libro Il tempo del coraggio, edito da Città del Sole Edizioni e scritto dalla professoressa Rosa Marrapoli. Non mi soffermerò molto in questo mio primo intervento iniziale, visto che al tavolo ci sono insigni relatori, oltre all'autrice del volume, che avranno modo di sviscerare l'opera. In ogni caso, devo dire che adoro le persone che credono nelle proprie passioni e ardono di passione civile e morale, come la professoressa Rosa Marrapoli, che non è nuova a fatiche letterarie. Questa è, quella, è la sua ultima, una sorta di summa del lavoro in versi di tanti anni, sia in vernacolo che soprattutto in lingua italiana. La professoressa Marrapoli ha insegnato per tanti anni lettere negli istituti tecnici della provincia di Reggio Calabria ed è stata per due volte sindaco di Bruzzano Zeffirio, prima donna a ricoprire questo incarico nel suo paese ed essere eletta direttamente dai cittadini. Tra le sue opere letterarie ricordo Di Vedo, silloge di poesie dedicata alla memoria della sorella Grazia, All'ombra dello Scalpione, un testo di narrativa che è uscito in due edizioni ed è stato adottato da alcune scuole della nostra provincia. La professoressa Marrapoli collabora con La Voce del Sud, che ha promosso questa iniziativa, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Brancaleone, qui rappresentato dal primo cittadino Francesco Moglio, che ringrazio. E poi, come non rammentare i premi letterari che nell'arco degli anni la professoressa Marrapoli ha messo diciamo in bacheca. Citiamo solo i più importanti: la Mimosa d'argento del 2004, il premio Picena nel 1988 e il premio speciale Città di Reggio Calabria, tutti in ambito letterario. Bene, non mi dilungo oltre, ringrazio tutti i relatori di questa sera e mi avvio a cedere la parola per il primo round di saluti al sindaco di Brancaleone, l'avvocato Francesco Moglio. Buonasera a tutti, un saluto cordiale a tutti voi, un saluto cordiale alla professoressa Marrapoli, che presente a tutti gli illustri ospiti che stasera sono presenti per la presentazione di questo libro. La presentazione di un libro è sempre un momento importante perché costituisce un momento di crescita culturale per una comunità. E opinione condivisa e condivisibile che una società senza cultura non ha memoria storica, non riesce a gestire il suo presente, ma soprattutto non riesce a dettare le linee programmatiche per immaginare il suo futuro. Quindi è sempre necessaria una disponibilità partecipativa e coinvolgimento operativo da parte di tutti nei confronti delle dinamiche culturali nel momento in cui vengono gradatamente proposte. Qui la professoressa Marrapoli ci propone l'ennesima fatica letteraria, l'ennesimo libro, come diceva poc'anzi il dottor Ciglione nella sua presentazione, e la professoressa Marrapoli è stata premiata tantissime volte per le sue fatiche letterarie. Io ricordo almeno due libri, questo che ho avuto il gentile omaggio da parte sua, Il tempo del coraggio, la raccolta di poesie di oggi, e un'altra, All'ombra dello Scalpione, che è una raccolta di racconti assolutamente importanti, che denotano, io ovviamente non sono uno studioso della poesia e della narrativa, però posso percepire sia dalla raccolta delle poesie, sia dalla raccolta di questi romanzi, uno stile narrativo suggestivo, fiorito, sensibile, ed inventivo. È una letteratura, una poesia reale, anzi sociale, sociale nel senso che le figure e i passaggi che animano l'espressione poetica sono condizionati dall'ambiente in cui vivono e della realtà quotidiana, quindi vengono trasmesse nelle poesie
e nei romanzi le situazioni, le circostanze, i sentimenti, le passioni, le angustie e le gioie di ogni giorno che l'autore riesce a percepire. La professoressa Marapoti è una figura poliedrica, una donna che si è sempre impegnata in vari campi, denotando una personalità veramente spiccata. Docente di lettere, ha educato e istruito generazioni di ragazzi, come ha detto poc'anzi il dottor Cioglione, si è impegnata anche nella politica, essendo stata sindaco di Bruzzano Zeffirio per 2 mandati, una delle prime donne in provincia di Reggio Calabria, la prima, probabilmente unica donna del comune di Bruzzano Zeffirio a rivestire tale importante carica. Questo denota ovviamente una notevolissima personalità, ma anche una capacità di aggregazione importante, perché non si riesce a condensare, a compendiare situazioni nei contesti ambientali nostri che sono alquanto difficili. Quindi durante il suo periodo ha denotato una capacità fuori dal comune e quindi bisogna dargli atto del lavoro che ha fatto. Ora, per quanto riguarda l'impegno nel campo letterario e poetico, dimostra sempre più di volersi confrontare con la realtà attuale, con la realtà quotidiana e con le dinamiche della società stessa. Quindi un grande grazie alla professoressa Marapoti e un augurio, contestualmente un augurio, perché la sua verve espositiva continui senza soluzione di continuità per una crescente ascesa e una collocazione sempre più rilevante nel panorama letterario calabrese. Grazie a lei. Ho avuto modo di conoscere la professoressa Marapoti anche e soprattutto attraverso i suoi scritti all'interno del periodico La Voce del Sud, di cui il direttore è responsabile, il dottore Saverio Zuccarà. A lui cedo la parola per un saluto. Sì, grazie. Un saluto doveroso e un ringraziamento al sindaco dell'amministrazione comunale di Brancaleone che ci ha ospitati. Noi nei convegni che organizziamo ci corre sempre l'obbligo di presentare il nostro periodo nella sua veste originaria. E La Voce del Sud, il periodico dell'area precaria. Venne creato nell'agosto del 2007, abbiamo un'idea di liberi pensatori che considerano l'informazione e il giornalismo elementi non condizionabili da lobby vari e fattori esterni. Il nostro giornale si è sempre proposto il compito non semplice di far conoscere quelle notizie ed eventi socioculturali più importanti del territorio che non vengono attenzionati e pubblicati dai quotidiani addirittura regionali o nazionali. È l'unico periodico mensile cartaceo che da 10 anni raggiunge porta a porta circa 1000 lettori di ogni ceto sociale dell'area precaria, estendendosi da Reggio a Bruzzano, a Brancaleone, a Staglione. Non gode di alcun finanziamento pubblico e si sostiene con proprie risorse e con il libero contributo di alcuni amici e lettori. Il nostro giornale svolge un'intensa attività di promozione culturale, privilegiando e dando il giusto riconoscimento agli eventi più significativi che arricchiscono la conoscenza e la cultura del nostro territorio, promuovendo convegni e manifestazioni con scritte e riflessioni riguardanti l'informazione, l'arte, la poesia, la cultura umanistica, con la produzione editoriale, quella scientifica con la ricerca e la scoperta, e lo sport con le attività sportive del territorio. Questa sera noi abbiamo il piacere di presentare il libro di poesia di Rosa Marapoti, Il tempo del coraggio, che rispecchia la passione dei suoi sentimenti e della sua esperienza di vita. Ho potuto visionare e leggere qualche componimento creato con libero schema, senza prima né mecica, come si usa ormai in chiave moderna. Mi sembra infatti che Rosa Marapoti nel comporre le sue poesie sia spinta da un impulso interiore irresistibile, alimentato da un potente flusso di energia, da una vibrazione armoniosa di passione, di ritmo, di melodia, da una luce intensa che emana dall'anima e pervade le coscienze e i sentimenti di chi legge o d'ascolto. Personalmente io preferisco la composizione
composizione impressa prima alternata, in particolare nel decasilfo lottonare, che esaltano i contenuti e l'invadiono di luce melodica. Però apprezzo quelle a schema libero come quelle contenute nel tempo del coraggio, che emanano sentimenti, illuminano l'anima e le coscienze con la potenza espressiva dei suoi contenuti, prodotti da una personalità piena di luce propria e di profonda cultura. Uno dei complimenti che più hanno attratto la mia attenzione è la solitudine. E la sua lettura sembra l'emanazione di un inconscio freudiano, dove i tormenti, il dolore e i dubbi esistenziali vengono sublimati e vanificati. Sei proprio sola, dice, quando stai veramente male, cammini tra la gente, ti senti il vuoto intorno, parlano gli amici, ti circonda chi ti ama, tu sei soltanto sola. Ma anche nel decasillabo, a rima alternata, Rosa Marrapode ha creato alcune poesie, tra le quali risalta un classico, un sonetto, di Pinata Scapparose, dove l'armonia del verso esalta i contenuti di radia di un'intensa luce melodica. Questo di Scapparone è un sonetto in un decasillabo, dove dice: guardi, oggi sei tutto bianco, Scapparone, gigante antico dalle grandi braccia, innevate sugli elci da tappone, dove svernano il tordo e la beccaccia. Maestosa riserva da barone, sei in autunno ambita meta di caccia, a destra tua staiti, a manca per Ruzzano, di fronte di Pascudo Ruzzano. C'è un irrefrenabile impulso dell'anima che spinge ad alimenta con la cultura il ricordo di esperienze che ognuno possiede la creazione dei versi. E questo impulso irrefrenabile ha spinto Rosa Marrapodi a comporre e creare le poesie contenute nel libro Il tempo del coraggio. E concludo con l'augurio di sempre maggiori successi a Rosa, sempre più convinta e consapevole che la poesia, come ha detto lei in altre occasioni, ti fa sentire grande dentro un leone, liberandoti da ogni sorta di condizionamento e rasserenandoti l'animo in pace con se stesso. E ciò è una grande, universale conquista, perché tale sensazione liberatoria fa bene a tutti. Paese. Vorrei essere sempre lontana, sognato paese mio, per trovare, tornando, la gioia di rivederti, per sentire forti i fremiti del cuore, quando, sul ponte grande, felice, mi dico, eccomi, sono Abruzzano, due sguardi e ti comprendo tutto. Va, uno, dagli ulivi alla fiumara. Entra, l'altro, su per la bianca argilla, nella solitaria dimora di un'azzurra signora, arrivata dal mare in tempi di vera fede, lontani. Lei ringrazio per ogni ritorno, lei prego che qui possa dimorare, i tuoi colori ancora vedere, le tue noti voci distinte sentire. Torino, aprile 1985. Non è stato facile selezionare le poesie leggere questa sera in occasione della presentazione del libro della professoressa Marrapodi, tanto sono una più bella dell'altra. In loro c'è l'amore in tutte le sue declinazioni, ma anche la sua passione civile e il suo impegno sociale. Bene, adesso cedo la parola al direttore editoriale della Voce del Sud, il professore Leone Campanella, e al contempo ringrazio le telecamere di Telemerito e Teleboa Marina per essere qui presenti a riprendere l'iniziativa. Grazie. Colgo l'occasione di rivolgere in primis un cordiale saluto ed un sentito ringraziamento a tutti i presenti per essere intervenuti a questo evento organizzato dalla nostra associazione culturale La Voce del Sud, presieduta dall'avvocato Giuseppe Giulioni, giornalista del quotidiano qui presente in veste di moderatore.
Lo stesso evento, come ben vedete, è patrocinato dalla locale amministrazione comunale, guidata dall'avvocato Francesco Moio, un sindaco molto sensibile e attento alle attività di promozione culturale, come quella di stasera, con la presentazione di un libro di poesie dal titolo Il tempo del coraggio, della professoressa Rosa Marrapode, della vicina Bruzzella Zerfiglio. In questa occasione il mio compito è quello di introdurre il tema lavoro di questa kermesse socioculturale. Saranno poi i relatori e l'autrice a mettere sotto la lente di grande evento tutti gli aspetti e i contenuti di questa fatica letteraria di Rosa Marrapode, che certamente non è l'ultima, perché un'altra è già in linea. Raramente ci capita tra le mani o sotto gli occhi un libro di belle ed interessanti poesie in cui l'autore si presenta con una chiara nota introduttiva di notevole interesse, che oserei dire di carattere didattico e pedagogico, oltre che autobiografico, svelando anche in versi la sua ars poetica, così esprimendosi. Scrivo ciò che sento, cercando di essere chiaro, non uso le metafore, odio le astrusità. Mi presento come sono, detesto l'ipocrisia. Me stessa voglio essere, tentando di capirmi, magari di essere capita. Vedere intendo il bene, dimenticare il male. La mia poetica, il cuore e la semplicità. Da questi primi versi si intuisce subito come la professoressa Rosa Marrapode intenda la poesia, dove esprime se stessa e il suo sentire esistenziale, fortemente proiettata nel contesto socioculturale e geostorico in cui è nata, cresciuta e vissuta. Se Grazia Deledda trasse la sua poesia dalla visione personale della sua terra di Sardegna, Rosa Marrapode, con i suoi versi, si ispira al territorio che la circonda, a quel territorio tanto a lei caro, che l'ha vista nascere, crescere e operare, e che si estende tra Brancaleone, Bruzzano, Ferruzzano e Saiti. L'accostamento di queste due donne poeta mi è sembrato opportuno per le comuni origini socioculturali che le lega e che affondano le loro radici nell'humus del mondo della civiltà contadina di Sardegna e di Calabria. Con questa raccolta di poesie in lingua italiana ed in vernacolo calabrese, la nostra poetessa ci offre veramente, e senza tema di essere smentiti, uno spaccato di coraggiosa poesia, che poi è un excursus poetico con cui traccia un percorso esistenziale che si snoda dall'agosto 1973 all'aprile 2016, quindi per ben 43 anni passati come all'indivento, all'ombra dello Scaffarrone. E la maestosa Alpe di Monticello, tanto cara all'autrice e tutti noi che la conosciamo. Il tempo del coraggio è un forbito caleidoscopio in bianco e nero, dove emergono con forza tante passioni, tanti sentimenti, tante emozioni e tante visioni di un mondo variegato, espresse a volte in maniera enigmatica e pungente, altre in modo spontaneo e sferzante. Le sue poesie rispecchiano un modus vivendi che si materializza in un modus scribendi e si realizza in un modus operandi originale, forte, chiaro, semplice e puro, senza infingimenti, scevro da ipocrisie, insomma, la poesia della vita che sa tanto di moderno neorealismo, dove teoresis e praxis si fondono in un unicum esistenziale. Ogni poesia di Rosa Marrapode è un pezzo di vita vissuta, sempre sul campo. Le sue poesie sono dei veri morsa in vita, in un tempo iuto che non torna più, mentre l'orologio comunale, come melodiosa clessidra, suona vigorose rintocche di vita, per buoni e cattivi, per i vivi e per i morti. Quella di Rosa Marrapode, in definitiva, tra spasimi d'amore e di speranza, è la poesia della vita, non solo della sua, ma di tanti di noi, di Ienia greco-calabra, con un intenso vissuto tra le falde dell'Aspromonte e il mare.
Questo testo di poesie può essere definito un testamento, o meglio un monumento, alle nostre radici, al nostro passato, su cui poggia il nostro complesso presente, dove c'è di tutto e per tutti. È questa una poesia che sprigiona l'umano sentire di un animo forte e sensibile, dotato di un'intensa passione umana e civile. La ricca e forbita prefazione del poeta, cantore e scrittore Giovanni Fasole di Africo impreziosisce ed arricchisce la produzione poetica della professoressa Rosa Marrapò, mentre i disegni in chiaroscuro dell'artista Vico Marino di Bruzzano fondono veramente in maniera artistica l'arte con la poesia. Il tempo del coraggio, di cui consiglio la lettura e la diffusione nelle scuole e nelle biblioteche pubbliche e private, è stato pubblicato nel dicembre dello scorso anno dalla casa editrice Città del Sole di Reggio Calabria, guidata da Antonella Greco. Il libro, nel suo complesso, si presenta con un'interessante veste tipografica. In effetti, la foto cartolina di Rocca Armenia, che vedete, Rocca Armenia in Bruzzano Vecchia, impressa nella cartolina, la dice lunga anche dal punto di vista storico e geografico. Un luogo che l'eclettico viaggiatore inglese Guardelier immortalò nel suo diario di un viaggio a piedi nella nostra Calabria ulteriore prima, durante l'estate del 1847. Ed ora più non dico, e vi ringrazio per il cortese e paziente ascolto. L'orologio comunale. Destati, atteso orologio paesano, esci dal lungo silenzio forzato, suona vigorosi rintocchi di vita, scandisci il tempo che ti s'era fermato sulla palude assediata da rane voraci. Suona ore serene, sospirata musica, ristora il cuore mio perseguitato, sferza, vento impetuoso, le coscienze di chi ti ascolta sul letto di spine, accarezza, dolce violino, il sonno di chi ti ascolta tra spasimi d'amore e di speranza, accompagna, melodiosa clessidra, i non facili passi della mia versata passione civile. 1 maggio 1995. Bene, adesso iniziamo la serie degli interventi. Il primo è del professore Giovanni Favasuli, che hanno scritto poeta, cantore e scrittore. A mio modestissimo avviso, credo che sia una delle più alte espressioni che la cultura di tutta la nostra regione rappresenta. A voi, professore. Signore e signori, a voi tutti i miei più calorosi saluti. Premetto che non sono un critico letterario, per cui la prefazione che ho fatto alla sillogia della professoressa Marrapò è solo un attestato di stima, di rispetto e di grande affetto nei suoi confronti. Per non levarvi il gusto della lettura, non ve la esporrò di certo. Vi leggerò solo uno stralcio, anche perché la poesia suscita sensazioni diverse in ognuno di noi. Rosa Marrapò, in questa sua raccolta poetica, non è altro che la somma aritmetica di tutti gli aggettivi qualificativi che la contraddistinguono, di seguito elencati: umile, orgogliosa, tenace, indomita, delicata, variopinta, floreale, gentile, umbratile, solare, palpitante, schiva, modesta, tenera, forte, bonaria e intelligente. Per cui ho voluto dare un altro taglio all'intervento che adesso sentirete. Non appena ebbi tra le mani
il libro della professoressa Marrapodi, la prima cosa che mi colpì fu il titolo. Mi chiedevo cosa mai volesse significare in una raccolta, in una sillabe poetica, quel titolo. E riflettevo. E mentre riflettevo mi ronzavano le orecchie e scorrevano nella mia mente le figure di tanti scrittori e di tanti poeti, e chi per un verso e chi per un altro, con le loro opere avevano dimostrato di avere fegato, coraggio, nello schierarsi contro i regimi dispotici, contro le guerre, contro l'apartheid, contro tutte le brutture e i soprusi che si verificano in questo nostro mondo, in questo remoto atomo del male, per dirla come Giovanni Pascoli, pagando taluni, anche con la vita, le loro decise e ferme prese di posizione. Se non che all'improvviso un ricordo mi balenò come un lampo e finalmente realizzai cosa voleva significare quel titolo e lo associai ad un volto, ad una persona che più di tutte le altre assomigliava anche nei tratti somatici e nella struttura fisica alla professoressa Marrapoli. Lo associai a chi incarnava la sua stessa indole, il suo stesso spirito dolce e battagliero. Lo associai a Josefina America Scarfò. E chi sarà mai, dirà qualcuno di voi, costei, questa illustre sconosciuta, questo carnea de in gonnella? Signori, credetemi, Josefina America Scarfò è stata una grandissima donna, una leonessa per quanto riguarda il coraggio e un variopinto fiore per quanto riguarda la delicatezza dei sentimenti. Nella vita, e specialmente qui in Argentina, la fiamma della cultura deve rimanere sempre accesa, perché i libri, la parola scritta, sono le armi più micidiali, non solo contro l'ignoranza, ma soprattutto contro la tirannide e lo sfacelo morale. Non solo qui in Argentina, ma in qualsiasi altra parte della terra, l'orologio del cuore deve sempre battere il tempo del coraggio, testuali parole che io dico. Queste le parole che Josefina America Scarfò pronunciò al termine di un convegno che si era svolto nella sua libreria di Buenos Aires contro le dittature, contro ogni tipo di umana soverchieria. Rimasi impressionato. Correva il 1976 ed io a quel tempo andavo in giro per il mondo facendo la cicala, cantando e strimpellando la chitarra. Quella donna con gli occhi nerissimi e profondi, che in seguito ebbi anche l'onore e la fortuna di conoscere e di parlarci per oltre una settimana, da sola, in un mondo assolutamente nemico, specialmente dopo i gravissimi fatti che tra poco vi descriverò, per amore e solo per amore, ebbe il coraggio di sfidare il regime argentino, uno tra i più nefasti e totalitari di tutti i tempi, affinché le venissero restituite tutte le poesie e le lettere d'amore sequestrate dalla polizia che il suo amante le spediva dal carcere prima della fucilazione. Nato a Buenos Aires nel 1913, la sesta degli otto figli di Pietro Scarfò di Portigliola e di Caterina Romano di Tropea, emigrati a Buenos Aires ai primi del Novecento,
Josefina America Scarpò era stata l'amante dell'anarchico Severino Di Giovanni, originario di Chieti, che il generale José Uriburu fece fucilare insieme a Paolino, il fratello di Josefina, il 1 febbraio del 1931 a Buenos Aires. In pochi minuti la donna perse la sicurezza e gli affetti più cari per amore, con la consapevolezza che anche lei sarebbe potuta andare a finire nel lungo elenco dei desaparecidos. A Unamuno, direttore dell'Archivio Generale della Nazione, ribadiva con fermezza e senza ombra di paura che era suo sacrosanto diritto rientrare in possesso di quello che legittimamente le apparteneva. Per amore, verso una terra mai conosciuta, si laureò in lingua e letteratura italiana. Per amore, nel 1951 venne in Calabria a conoscere le sue radici, i suoi parenti più prossimi. Per amore, tanti poeti l'hanno cantata. Per amore, verso la fine degli anni 30, Raul González Buñón scrisse di lei: quando tutti saremo morti, America ci porterà dei fiori e ci leggerà delle poesie, poesie che a differenza dei fiori che appassiscono, rimarranno eterne. Per amore, lottando strenuamente, ottenne ciò che le era dovuto e nel 1988, infatti, il presidente dell'Argentina, Carlos Saúl Menem, le fece restituire tutte le lettere che Severino Di Giovanni le aveva scritto. Signori, per amore, Osvaldo Pagliara, scrittore, storico e giornalista argentino, dopo la morte di Josefina, avvenuta il 26 agosto del 2006, si reca mensilmente nel giardino della Federazione Libertaria, dove sono sepolte le sue ceneri, a leggerle una poesia e una lettera d'amore. Così, come per amore, con caparbietà e con sentimenti di infinita gratitudine, la professoressa Rosa Marrapodi, seguendo gli ammonimenti del grande scrittore di San Luca Corrado Alvaro, secondo cui è d'obbligo di ciascuno di noi tenere vivi miti e tradizioni, i grandi valori umani e morali che ci lascia in eredità la terra che ci ha visti nascere, sentendo nella valenza positiva l'orgoglio dell'essere calabresi, e poi ancora su di una civiltà contadina che muore, non bisogna versare lacrime, ma bisogna trarre chi c'è nato il maggior numero di memorie, ella tributa alla sua amata terra e a quel mondo ormai irrimediabilmente perduto, sepolto insieme ai suoi cari e alle sue bambole di pezza, il suo libro, il suo devoto omaggio. Per amore, e solo per amore, la professoressa Marrapodi scende nel lagone politico e per due volte da sindaco, lottando strenuamente, dedica il suo tempo e del coraggio al paese natio, con la ferma intenzione di sradicare la gramigna e di trarre fuori la sua gente dal profondo pozzo della decadenza civile e morale dove è sprofondata. Due donne, due storie, due destini diversi, ambedue molto determinate, sensibili e pugnaci, ambedue con il calabro sangue dentro le vene, che ribadiscono una a distanza dell'altra la stessa frase, lo stesso concetto, il tempo del coraggio. Tutto questo per significare che in ogni latitudine, in ogni remoto angolo di mondo, sotto tutte le celesti costellazioni, non bisogna mai subire passivamente vessazioni e soprusi, ma bisogna levare in alto la voce e tenere sempre alta la schiena e lottare strenuamente fino alla fine, ruggendo come leoni e non belando come pavide pecore.
Josefina America Scarfò e Rosa Marraponi, due figure energiche di donne che hanno regolato le lancette del tempo col battito del loro cuore. Due donne che, a differenza dei fiori che appassiscono, rimarranno eterne. A mia madre, ho percorso la terra dei sospiri, cuore, delle tue solitarie fatiche col pensiero alla tua vita, madre mia. Sgorgava scura l'acqua del ruscello e le nuvole dense sovrastavano gli ulivi neri di lucide trupe. Ho camminato sotto la grave pioggia per raggiungere il grande gesso dove tu, sfinita, ti riparavi. Sola, ho preso lo stesso sentiero, attraversato la stessa fiumara per incontrarti, o madre trapassata, nel loquace silenzio del meriggio. Tu c'eri, certa che sarei venuta e mi aspettavi. E rividi il tuo bel cuore nel rosso della sua, nel celeste dei fiori di borragine, il tuo cielo, la tua forza nel verde della vena, il tuo animo nel largo volo dei torri intorno ai frutti maturi del lentisco. Eri lì, nel tuo mondo, nel tuo amato campo, da cui coglievi la sacralità dell'alba e del tramonto. Proprio lì, soverte madre, ti ho trovata. 14 febbraio 2016. Passiamo al prossimo intervento, quello del dottor Vincenzo De Angelis, medico, scrittore e deputato di Storia Patria Locale. Buonasera a tutti. Grazie a Rosa Marraponi che mi ha voluto questa sera qui nel tavolo dei relatori. Parlare per ultimo non è cosa semplice e facile, perché quasi tutto è stato detto. Quindi io cercherò di dire la mia e non annoiarvi in pochissimi minuti. La prima volta che ascoltai una recita di poesia era tanti anni fa, io avevo 12-13 anni, al Lido Libertari di Rosa Marraponi che recitava questa poesia. E quindi Rosa Marraponi, donna, perché da noi le donne avevano grande difficoltà a mettersi in luce, e per questo è uno dei motivi per cui Rosa è la prima donna sindaco di un paese come Cruzzano. Brancaleone ha avuto un'altra sola donna, quindi non sono più donne, è la donna del proprio paese. La donna che scrive ciò che sente, in questo libro, e la figura è la Rocca dell'Armenia, in dialetto viene chiamata Rocca d'Armenia se non erro, quindi perché è una figura storica, e questa è una delle testimonianze della presenza degli armeni nella nostra zona. L'altro libro, All'ombra dello scaparrone, quindi rappresenta lo scaparrone proprio nella copertina, e quindi qui e poi gli scritti dentro, quindi si nota quella passione antropologica del luogo che Rosa Marraponi ha nel cuore, perché poi lo scrive nelle sue poesie, come quella che qui questa raccolta di poesie che è un paese, che è stata già letta precedentemente, per cui non ripetiamo ciò che abbiamo detto. Il libro mi piace molto perché inizia con tante riflessioni, soprattutto sulla poesia, su che cos'è la poesia. La poesia che da poiesis, cioè creazione, è ciò che è dentro di noi, il sentimento, l'anima che si tramuta in versi. E Rosa, nella prima poesia che a me è piaciuto tantissimo, Ars Poetica, questo richiamo a Quinto Orazio Flacco, che nelle epistole a Pisone, alla famiglia Pisone, che era una famiglia gentilizia, spiega, è un trattato praticamente di poesie, dove spiega come acquisire uno stile
nello scrivere e un linguaggio, e a prescindere se a rima baciata, alternata o senza rima completamente, ma la conclusione di Orazio è farsi capire, trasmettere quel sentimento che è dentro di noi. E in questa poesia Ars Poetica, che a me è piaciuta tantissimo, Rosa conclude: la mia poetica, il cuore e la semplicità. Quindi questo è proprio quello che ci vuole nella poesia, quello che è poesia. Benedetto Croce disse che fino a 18 anni siamo tutti poeti, dopo i 18 rimangono due categorie, i poeti e i cretini. Quindi quando si scrive con sentimento non si è mai nella categoria dei cretini, si è sempre nella categoria dei poeti, nella categoria del sentimento, perché la poesia è più di un esercito, è più di una bomba atomica. Infatti nei paesi dove c'era la dittatura e dove c'è tuttora, una delle prime cose che viene proibita è la poesia, la scrittura della poesia, la trasmissione della poesia, perché è proprio quella che smuove gli anni. Rosa in questo racconto è un confronto con se stessa, soprattutto nella la mia guerra, l'emarginazione, dove lei trova, va nel profondo della delusione, nel profondo dell'amarezza, ma poi come dice Rosa, mi fermo e risorgo con i miei ideali più puri. Quindi anche quando arriva all'estremo, quando è sfinita, Rosa Marrapode viene sempre fuori con coraggio, perché in fondo questo libro dimostra, e lei l'ha dimostrato anche nella vita, che è una donna forte. Perché il tempo del coraggio, che c'è la poesia, il tempo del coraggio, ma è il coraggio della vita di Rosa Marrapode, che l'ha dimostrato sul campo, l'ha dimostrato lottando per il proprio paese, l'ha dimostrato candidandosi e facendo il sindaco, perché anche per fare una semplice candidatura è un atto di coraggio, è un atto di assumersi una responsabilità e di voler amministrare e cambiare il proprio paese, portare qualcosa di nuovo, innovare, cioè portare qualcosa di se stesso per gli altri. Quindi questo è sentimento. E poi c'è la parte che io ritengo importantissima, come diceva e scriveva D'Annunzio sui dialetti. D'Annunzio faceva la differenza tra le poesie in italiano e le poesie in dialetto, e lui diceva che spesso le poesie in dialetto hanno un'importanza enorme, perché la poesia in dialetto spesso è letteratura, e qua abbiamo delle poesie in dialetto che sono letteratura, perché Ai Furara, questa poesia della donna che si sveglia la notte alle due, che le gelsominaie, che a differenza di tutti gli altri fiori, il gelsomino viene guidato dalle stelle e non dal sole, quindi si apre con le stelle e si chiude con il sole. Quindi il sacrificio di quelle donne, dei bambini, perché per riempire un sacchetto bisognava che più mani per la stessa famiglia dovevano contribuire, quindi allora erano famiglie, mamme e figli, bambini anche di 7-8 anni. Quindi racconta un passo di vita vissuta, reale, un'economia che è stata importante per i due paesi, sia per Bruzzano e sia per Brancaleone. Quindi questo è un passo di letteratura che è importante anche per il giovane che oggi andrà a leggere questo libro di poesie, e si potrà chiedere che c'è stata, e potrà ricercare, chiedere che cos'era la gelsominaia, che vita si faceva. Quindi sa che c'era invece stato in passato una vita che era molto dura per portare avanti un pezzo di pane per la famiglia. E poi
sfogo immigranti. Questo è un altro pezzo di letteratura, di storia locale, perché non è l'emigrazione odierna, è l'emigrazione di un tempo, quando si andava, si lavorava per mandare qualcosa alla famiglia col pensiero di ritornare. Di ritornare, quindi avevano anche la difficoltà di adeguarsi, di ambientarsi, di integrarsi dove andavano i nostri migranti, in Germania, in Belgio, in Francia, soprattutto nelle miniere del Belgio. E noi lo vediamo oggi con i migranti dell'Africa, la difficoltà che hanno ad integrarsi, perché il loro pensiero è la loro società, è la loro famiglia, quello che hanno lasciato, non quello che dovranno avere. E in questa poesia noi vediamo il migrante che parte e quando ritorna, dopo tanti anni, non riconosce la terra che aveva lasciato, perché la vede tutto trasformato, quindi non si sente né della terra che l'ha ospitato per 20-30 anni e ha difficoltà a riconoscere tutto ciò che trova in questa terra per l'evoluzione che ha avuto, perché anche nella lingua dialettale è importante scrivere il dialetto che subisce, tutto subisce un'evoluzione. Se noi vogliamo sentire il dialetto di 30-40 anni fa dobbiamo andare in Australia a cercare quelli che se ne sono andati all'epoca e loro hanno conservato quel tipo di dialetto. Oggi noi non ce lo abbiamo perché la lingua si evolve come si evolve tutto. Quindi io ritengo che questo libro sia molto importante, questa raccolta, che va letto e ragionato sotto più ottiche, dal punto di vista poetico, dal punto di vista letterario, dal punto di vista storico, proprio da molta, molta riflessione. Quindi io dico un bravo, bravissima alla nostra Rosa Marrapodi, che non è la prima volta che ci porta a discutere, quindi io la ringrazio ancora e do spazio a lei che oggi è la festeggiata. Grazie. Io ringrazio i due relatori, il professore Giorgio Favasuli, il dottore Vincenzo De Angelis, e mi appresso a leggere la poesia che dà il titolo al volume, Il tempo del coraggio. Non è frutto d'alchimia né di illusione l'effigie dell'uomo che sta evitando, come lezzoso da tenere a distanza. Non è Prometeo incatenato alla rocca d'Armenia con l'aquila che gli divora il fegato punito. Sei tu l'uomo del supplizio divino, il cireneo dei limiti e veti, vincoli da cui non verrà Ercole a liberarti. Sei figlio di nessuno. No, non ti ha generato un titano. E spento è stato il fuoco regalato perché la pace, aquila o vecchio che sia, rodendoti ti crei paralisi, ti costringa indomito all'impotenza tra spasimi di nobile passione. E quando un falso profeta, per bruciarti, ti metterà le ali di Icaro, proprio tu, titano nell'animo, tu starai lontano dal sole, con le stimmate del castigo atterrerai su distesa di acace fragranti in colme. E la tua sarà la vittoria dell'indifesa. Passo la parola alla professoressa Rosa Marrapodi, a seguire poi ci sarà chi vorrà intervenire potrà effettuare un intervento. Procediamo con una serie di specie di conversazione. E allora, prima domanda: perché il tempo del coraggio? E allora io mi voglio presentare un attimo, anche se mi conoscete tutti quanti molto bene. Io sognavo da fanciulla andare lontano, in un paese che non fosse il mio, a respirare l'aria cittadina tra gente nuova che non avesse niente della mia. Adulta ritrova me la mia contrada, flaco solleggita la furia dei miei figli e paga a tizio il fuoco nel camino.
Felice sono di essermi fermata a respirare il fumo e il gelsomino e sogni strani, non ne faccio più. Buonasera a tutti e vi ringrazio a tutti per me. Ringrazio gli amici seduti, gli autorevoli amici, tutti quanti seduti a questo tavolo, ringrazio gli amici di Brancaleone, ringrazio i miei paesani di Bruzzano che mi fanno stare tanto bene con la loro presenza stasera. Vi ringrazio tutti. E, ecco, io ho letto quella poesia introduttiva perché anch'io come tutti ho segnato di partire, di andare lontano. E poi alla fine è prevalso l'amore, diceva giusto, l'amore è il motore di ogni cosa. Io ho deciso di fermarmi al mio paese, di stare a Bruzzano e di spendere le mie energie per il mio paese, per la mia famiglia, per i miei figli. Con tanto coraggio, ci vuole coraggio in ogni cosa, soprattutto quando pensate di poter fare qualcosa per tutti e c'è sempre un ostacolo da superare, un bastone tra le ruote che vi impedisce la realizzazione dei vostri progetti, dei vostri sogni. Coraggio. Io ho sempre scritto anche da bambina, da ragazza, mi vergognavo dei versi che scrivevo. Mi recavo spesso dal professore Randolfo, un nostro caro amico, comune in buona parte di noi, grande poeta e pensatore, un benefattore per Bruzzano. E allora all'epoca il professore dirigeva un giornale che si chiamava Società Nuova. Erano lui, il professore Pasquale Mollica di Monticella, Don Giannizio, un prevete impegnato in letteratura, e il professore Leuzzi di Bruzzano, sposato con una mia paesana, donna Paola Pizzo. E avevano dato vita a questo giornale, Società Nuova, perché volevano fare veramente qualcosa di nuovo per la società, per Bruzzano. Bene, il professore mi ha detto che io a lui portavo le mie poesie e lui mi diceva sono da pubblicare. Le mettiamo su Società Nuova, Rosa. No, professore, mi vergogno. Mettiamole, no, solo se usate uno pseudonimo. E allora ho pubblicato quelle prime poesie con lo pseudonimo trovato dal professore Randolfo, Erika De Albis. Le poesie che trovate a questo nome sono mie. Ecco, per dirvi, allora non avevo il coraggio che ho oggi. Ci vuole coraggio nella vita. Io ho seguito un percorso diciamo professionale scolastico e mi sono impegnata, prodigata come tutti i colleghi nell'educare le giovani generazioni e per trasmettere loro soprattutto il rispetto della vita, il rispetto dell'uomo e soprattutto la necessità di sentirsi liberi di esprimere ovunque fossero il loro pensiero. Ecco, la libertà è la cosa fondamentale dell'uomo. Io mi ispiro sempre alla libertà nelle mie liriche. Il coraggio di dire la verità. Certo, per qualcuno può essere anche scomoda, ma quando la verità è oggettiva e scientifica, io ritengo che vada detta, nell'interesse di tutti. Io non penso di essere una poetessa, non mi ritengo tale. Una persona che pensa, una persona che riflette, sì, tantissimo. Io ho colto motivo di poesia ovunque, dalla vita reale, dalla mia famiglia, perché questo libro è il racconto della mia vita, è una vita concentrata qua dentro, quindi c'è la mia famiglia, i miei figli, mio marito, mia madre, mio padre, la campagna. Ecco, la poesia che ha letto poc'anzi l'avvocato Giglione, dedicata a mia madre. È una bella poesia. Mia madre era una grande lavoratora, una grande lavoratrice. Io l'ho colto lì nel suo campo. Ecco, Mimmo Martini è presente e conosce il fraticello. E io ho visto mia mamma proprio lì, intenta a zappugliare il grano. E per rivederla, io sono andata in quel posto e l'ho rivista lì, va bene, intenta a fare il suo lavoro. Lei che riusciva a cogliere la sacralità dell'alba e del tramonto su quella terra che amava. Ecco, io lodo sempre i miei genitori nelle mie poesie perché mi hanno trasmesso questo amore per la vita, l'amore per la campagna e l'amore per il lavoro soprattutto.
prima di iniziare ho chiesto alla professoressa quanto c'è di metafora, di allegoria, di figure retoriche all'interno di questo libro. Beh, ce ne sono tante. Ecco, la domanda è anche un po' tecnica. Lei che comunque, essendo insegnante di docente di lettere, come definirebbe la sua poesia Rosa Marraponi? Ma sicuramente una poesia sociale, perché in me si potrebbero identificare tutti, perché tutti amiamo la famiglia e io l'amo, tutti amano il proprio territorio e io amo Bruzzano. Ecco, notava Vincenzo De Angelis che nelle mie opere io do sempre spazio al mio paese. Qua c'è Domenico Salvatore, che è il direttore responsabile dei Delia Press, un giornale online per cui io scrivo. E quando trasmetti i miei articoli, dice: cosa vuoi che metta, Rosa? Ma foto di Bruzzano, di Monticella, della Madonna della Catena, della Fiumara, di Scapparroni. Ecco, perché gli elementi naturali del mio territorio mi sono veramente cari. Che va sempre il pensiero a Scapparroni, la nevicata di Scapparroni, la Fiumara, la campagna e le attività rurali. Ancora facciamo qualche altra domanda alla professoressa, poi lasceremo spazio al dibattito. Le poesie che sono scritte qui variano da diversi decenni. In questo arco di tempo, cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale nell'autrice? Il tempo matura. E quindi anch'io penso di essere arrivata all'età della maturità e all'età del coraggio. Ecco, io non ho risposto alla domanda che lei mi ha fatto poc'anzi, presa dalla fuga di dire qualcosa, diciamo, del mio territorio. Io ho detto nell'ars poetica che la mia poetica appunto è il cuore e la semplicità. E quindi dico: odio le metafore, però non sempre si può parlare in modo semplice e col cuore. Spesso quando ci sono delle cose particolari da dire, e allora bisogna fare ricorso al linguaggio figurato, alla metafora. Bisogna velare in qualche modo determinate verità, nella speranza che prima o poi possono essere svelati e vengono a galla, nell'interesse della collettività, della comunità, come crescita sociale e morale. All'interno di questo libro ci sono tanti messaggi e vorrei che lei ne scegliesse uno e che ne partecipasse a tutti noi. Coraggio di dire le cose, di guardare in faccia la verità. Allora, io poc'anzi scorrevo queste pagine, sfogliavo questo libro, e c'è una poesia ad una cometa caduta. Ecco, una cometa caduta. Io al mio paese si osava attendere le persone che morivano fuori, vicino alla scuola, all'inizio del paese. Era un ulteriore omaggio che si rendeva a questa persona. Io ricordo che un giovane partito dal paese pieno di sogni e di speranze è ritornato per quella via e noi tutti quanti siamo andati ad accoglierlo all'inizio del paese. Posso anche dirlo, era il figlio di Manna Caccomo, che i miei paesani conoscono bene. E io ricordo, mi è rimasta impressa nel cuore queste parole di sua madre, quando è arrivato il feretro, rivolgendosi all'anziano padre, ha detto: papà, vieni, ti ho portato Vincenzo. E io ho riflettuto, dico: ma Vincenzo com'è partito da questo paese? Torna cadavere. Il paese lo mandava fuori in cerca di fortuna,
di benessere, ma la città ce lo restituiva cadavere. I sogni erano stati infranti di questo giovane. Le difficoltà della vita erano state tante e tali che lui non aveva avuto la forza e il coraggio di superarle. E quindi quella fine tragica. Messaggio. Ecco, il messaggio è trovare la forza del ricordo anche nelle cose negative. Ecco, il ricordo, la nostra memoria, nel bene e nel male, va sempre detto, va sempre perpetuato, è quello che resta di noi. Allora, prima di lasciare lo spazio agli interventi dal pubblico, mi leggerò un'altra poesia tra quelle che abbiamo concordato, è la prima in vernacolo, non è proprio il mio dialetto, cercherò di fare del mio meglio. Prima di questo, invitando quindi a chi non avesse letto il libro a farlo, è stato difficile, come dicevo poc'anzi, scegliere le poesie che sono state lette questa sera, perché davvero una è più bella dell'altra. In ogni poesia c'è un pezzo di cuore di Rosa Marrapori, un pezzo della sua vita. Il dottore De Angelis ha detto brava, bravissima, non ci sono aggettivi se non si legge il libro per comprendere, ecco, come delle semplici poesie possono avere compendiato in pochi versi un'intera vita. E questa credo che sia la forza della poesia in generale, e in particolare di quella della professoressa Rosa Marrapori. Morsa ipta. I sento ancora gridati in avota. I sento piano come un ciuccio. Piano come un usurino che arriva stanco dopo una schianata. E da di Brescia va e torna a reto. Tira, tara, coscecco non bene. Carca Rosa, case bruppe non ova. Gianni trasi in tre cascetta da Dila. Fugli, Mario, copo il litro stoccao. Mero, negliati, impalla di tunica. L'apri a staglia co padre e rebao. Chisti son di voci che sento, quando passo davanti agli mura. Cuppati e bruvette e derberento. Taglia strada senza una ciappa, taglia ruva con manco ciuggenti. Ciangi, cata, che non trovo sugli occhi. No cavagliuccio fatto con boiani fari. Su mangiavo mela, una pugliureglia, a posto di calatura a mezzogiorno. Pascali canta e suona la chitarra, cavò l'impazzita a mannina. Petro fa smiando, gira il vuoto tamburello, l'appuntato si faccia a finestra. Silenzio ragazzi, la signora dorme. Maria, chi sciau i pani, agnora capuzza io mau furno. E vivio, vicini me in avota, pigniando l'occhi, vivio comattando, bella pulito, anzene a morse vita di quando era quotara. Adesso andiamo avanti, c'è già un intervento richiesto, quello del dottor Roberto Maddaloni, che invitiamo ad avvicinarsi al tavolo, e anche ovviamente è uno degli editorialisti della Voce del Sud. Se mi sentite per sopportarmi, potrei fare il cambiamento del microfono. No, ci sarà perché c'è una pessima ricezione. La televisione. Non sta dopo tanti qualificati interventi, io potrei fare a meno di intervenire. Potrei fare a meno di intervenire dopo tanti interventi, però ritengo che di avere ricevuto una sollecitazione da parte della professoressa Rosa Marrapori e non mi sono sentito di tirarmi indietro, quindi ho svolto delle considerazioni che in gran parte già gli oratori hanno svolto. Però introduco qualche problematica sulla quale
desidero anche confrontarmi e naturalmente avere il consenso e il dissenso. Certo, mi dovete convincere, se dissentite da me mi dovete convincere, perché io però non sono né un critico né un letterato, questo ve lo dico, che ho letto e riletto e tornato a leggere il grazioso volumetto di Rosa Marrapodi intitolato Il tempo del coraggio, una raccolta di poesie in lingua e in dialetto, Città del Sole di Torre. In esso sono raccolte le poesie composte dall'autrice in un arco di tempo abbastanza lungo, oltre i 40 anni, dal lontano 1973 ad aprile 2016. Non sono né scrittore né critico per presentare questo libro. Il titolo stesso e l'introduzione di Giovanni Favasuli ne spiegano gli intenti con migliore appropriatezza e professionalità. Io mi sono solo divertito, in senso estetico, a leggere, e non vi nascondo che in più di un'occasione mi sono anche commosso. In via preliminare mi sembra di poter sostenere che nelle poesie di Rosa Marrapodi i principi che regolano la formazione del verso per quanto riguarda il ritmo non sono quelli tradizionali che conosciamo, e cioè il verso quantitativo, il sillabico, l'accentuativo, né ci è dato di cogliere che detti principi siano integrati dagli espedienti della versificazione, tipo l'allitterazione o la rima, o dal raggruppamento strofico dei singoli versi. È verso libero, fatto col cuore, quello di Rosa Marrapodi, che non si ammanta delle regole della versificazione e la cui lettura richiede più attenzione. Ciò significa rilettura per capire il vero significato delle parole e incastonarle nel contesto del verso. Sono poesie in lingua per la maggior parte, ma anche in dialetto, di elevato valore lirico, rappresentative dei frammenti più intimi e delicati della vita di Rosa Marrapodi, ma anche dei suoi familiari, delle cose circostanti, della terra natia ed in particolare del suo paese bruzzano. La corda vibrante è il vagheggiamento delle persone, delle cose care vissute durante l'infanzia e irremediabilmente perdute. Vagheggiamento che si estende al paese suo, bruzzano, e quella bella famiglia di erbe ed animali di poscoliana memoria che si anima di monadi, stereotipi della nostra civiltà contadina, emblematiche le rappresentazioni dialettali, asciurata, io lo dico in dialetto reggino, come lo diciamo noi a Reggio, la gersominaia, un onnu massaro, a Venegna, Natale o mio paese, solo per citarne alcuni. Al suo paese bruzzano dedica dei versi bellissimi, a testimonianza del suo amore profondo per la terra che l'ha vista nascere e crescere. Vorrei essere sempre lontana, sognato paese mio, per provare tornando la gioia di rivederti, per sentire forte i fremiti del cuore, quando sul ponte grande, felice, mi dico, eccomi, sono abbruzzato. Idilliaca la rappresentazione del monte Scaffarone che sovrasta Bruzzano, gigante antico dalle grandi braccia, dove svernano il tor della pancaccia, maestosa riserva da baroni, sei in autunno ambita meta di caccia. L'orologio comunale poi si anima dopo un lungo forzato silenzio e suonare ore serene per ristorare il cuore mio perseguitato e accompagnare meravigliosa clessidra i non facili passi della mia versata passione civile. L'orologio comunale diventa così testimone e partecipe della sua intima dolorosa esperienza di vita politica e di impegno istituzionale, e se anche occhi glaciali, lame affilate
rispondono ai miei affabili sguardi, lingue di fuoco, igni astiosi ai miei fermi, schietti sorrisi, raffiche di insidie si scontrano con i miei slanci generosi, paraglioni di invidia con le mie corse verso traguardi eletti, l'eroina, pensate voi che ceda e getti la spugna come sol dirsi, ma che ascoltate, mi fermo per respirare profondamente puri ideali, per riprendere solitari amazzoni la mia strana guerra quotidiana. Ed è così che nell'ode della mia guerra Rosa Parrapodi canta per lottare e lotta cantando, solo armata della luce dei suoi occhi e della purezza dei suoi ideali. Lapidario e appropriato il giudizio di Favasuli nella prefazione al libro: donna temprata come l'acciaio con il magno, con il fuoco e con l'acqua, nella fucina di questa nostra sventurata e amata terra. Anche le poesie in lingua sono permeate di questo amore struggente per le persone care: il padre, la madre, la sorella, i figli, l'atteso nipote, gli animali, il cane Dick, la casa natia per ultima abbandonata. E infine l'inno all'amore, a lungo inseguito e cercato, con caparbia determinazione al femminile. E questo la dice lunga sul carattere e la personalità di Rosa Parrapodi. Rappresentative di questo suo intimo sentire lode quando l'amore è vita e il suo laterale epilogo nella scelta. Liriche struggenti, fatte con una varietà di motivi e con ricchezza di sollecitazioni sentimentali che affondano nella sua forte e traboccante umanità. E sono lì a dimostrare i traguardi raggiunti e i riconoscimenti ottenuti anche a livello nazionale a partire dal lontano 1988. Poliedrica figura di donna, ha detto Giovanni Favasuli. Ed è così vero, alla luce di quanto scritto e letto, che si stenta persino a crederlo, tanto vasto è il campo dell'interesse e delle azioni di questa minuscola ma determinata donna. E allora diciamolo con forza: Rosa Parrapodi è poetessa di spiccata sensibilità, poetessa nel vero senso della parola. La sua vena è soprattutto lirica, i suoi riferimenti ideali sono in particolare quelli familiari e quelli idilliaci che appartengono al mondo contadino dei pastori di una volta, espressi con delicatezza e soavità. Grazie professoressa per i fiori profumati che ci hai regalato, grazie ancora dolce, affettuosa, tenera, forte, piccola, grande, determinata donna e ante maiore. Un altro intervento, invito al tavolo il poeta Bruno Lucisano. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. Io avevo un impegno morale oltre che di amicizia, no? Quello me ne deve dare, se non ho preso qualche appunto mentre leggevo il libro, e così come ho fatto te lo rilevo. Partendo dall'idea che diceva una volta uno che non c'è più, o parli o scrivi, ma visto che l'abbiamo fatto in tanti, lasciamo perdere. Con la premessa che oggi nessuno come te può avere il privilegio di sentirsi felice sul Ponte Grande di Bruzzano, per il fatto che il ponte non c'è più, andiamo avanti. Il ponte c'era nel 1985, quando hai scritto la poesia Paese. E se devo dare subito una mia personale preferenza, è quel tipo di poesia che più di te mi piace. La poesia della nostalgia, dalla quale nessun nobile vuole sfuggire. La poesia del lavorativo, delle radici, dell'amore. Altra è la poesia dove parli di un cane, che è la poesia racconto. E qui seduto accanto a te hai l'espressione più alta della poesia racconto dialettale, quella di Gianni Favasuli, che senza ombra di dubbio è dismentita da parte di alcuno, ne possiamo parlare quando volete, è il più grande poeta calabrese vivente dal 1600 a oggi per quanto riguarda la poesia dialettale. Qua lo dico
e qua lo confermo, riguardo appunto questo ramo di poesia. E nell'animo di un poeta non arriva, né può mai arrivare, una poesia straordinaria e complicata come l'hai scritta, sulle faide e sulla faide. Quella che è capitata giusto sull'uscio di casa, nei vicoli, nelle strade, nelle campagne dove abbiamo vissuto e sopravviviamo tutti i giorni. E poi una caratteristica importante e più volte richiamata in molte poesie è il viaggio andata e ritorno, andare e tornare, partire e restare, tutte uguali nella sostanza, ma tutte diverse nell'espressione e nell'intimo del tuo animo nobile e fantasioso. Ci sono poesie di questa raccolta che illumina un pur lungo percorso di vita che mi hanno emozionato. E mi sono posto il problema se queste emozioni saranno pure appannaggio di lettori che non sanno di gente e di luoghi a cui fai riferimento. E mi sono dato una risposta che è assolutamente affermativa. E certo che sì. Perché in molti versi c'è la delicatezza, il garbo e la sapienza di una straordinaria donna di cultura e di una instancabile studiosa. Non c'è mai nei versi la ricerca spasmodica di parole astruse o sconosciute, se non in pochissimi casi che affermano la tua modestia anche nello scrivere, perché nei versi quelle parole complicate le hai trovate e messe con sagacia al posto giusto. Certo, un giorno ti chiederò della concubina, alla quale pur scervellandomi per ore non sono riuscito a dare un nome. Non ti chiederò invece nulla sulle poesie La mia guerra o sull'orologio comunale, che nel tempo, oltre ai guai personali e familiari, non hanno dato spazio alla musa, altrimenti i libri di poesia, intendo, sarebbero stati più numerosi. Così come in prevenzione ha fatto un amico fratello Gianni Favasuli, aggiungo che non sono un critico letterario né un uomo di cultura. Amo e scrivo poesia dialettale e popolare. Però su quelle tue poche poesie del libro scritte in dialetto mi pronuncerò meglio quando avrò smesso io di scrivere poesie dialettali e di parlare e di pensare in dialetto. Il libro è già riposto nello spazio della libreria dove si raccolgono le cose che stanno più a cuore, le cose che hanno i valori più alti, al di là del contenuto, che per me sono l'amore, l'amicizia e il rispetto. Tutto il resto è fanfara. Grazie. Ah, volevo aggiungere una cosa, non alla storiella, mi riferisco non a Vincenzo, perché non adesso Vincenzo, del Lupo Anonimo e Benedetto Croci. Benedetto Croci, quando ha detto che bisogna scrivere fino ai 18 anni e poi non scrivere più poesie, siccome ci sono delle donne, non mi pronuncio, dico solo che ha detto una grossa fesseria, perché non si possono scrivere poesie se non si conosce l'amore, la solitudine, la malattia, il lavoro, l'amarezza, le guerre e tutto il resto. E la vita. Benedetto Croci. Un'altra poesia. I figli sono pezzi di cuore, è il titolo della poesia. La partenza. Stavolta finivano i viaggi, di andata e ritorno. Finiva davvero il via vai di aerei e treni. Quel giorno era arrivato, quel giorno che io temevo, che tu attendevi. I colloqui, i test, gli esami terminavano lì, davanti al treno, in partenza sul terzo binario. E si infrangeva lo strano gioco della speranza. Tu che sognavi di andare lontano, io che tu mi restassi vicino. Tu parlavi, parlavi, per sorreggere le mie debolezze. La tua voce vibrava come violino per calmare il mio cuore che sembrava un tamburo. Guardando i bagagli, realizzavo la mia sconfitta. Partivi anche tu come mio padre. Partivi ancora come tuo padre. Pure le viscere gridavano la mia protesta quando dal finestrino mi salutasti con in mano il pane che profumava di casa. Lo avevo impastato per te, figlio mio, con pugni di rabbia e lievito di buona fortuna. Questa non era programmata, ma nel frattempo
nell'attesa che magari qualcun altro volesse intervenire, se no iniziamo a tirare le fila della serata. Una serata che direi che è stata assolutamente proficua, tutti gli interventi sono stati di alto spessore, ricchi di passione, di poesia, di sentimento, come il sentimento che promana dalle pagine del Tempo del Coraggio. Prima di chiudere e di ringraziare, vorrei cedere per un'ultima volta, questa sera ovviamente, speriamo ci saranno altre occasioni per presentare il Tempo del Coraggio, perché sarebbe troppo riduttivo ridurlo a questa che è la sua prima uscita, alla professoressa Rosa Marrapoli. Bene, io sono molto contenta perché questo simposio informale da parte di carissimi amici mi riempiono davvero di gioia. Sono state dette delle cose su di me forse esagerate. Vi ringrazio, siete stati squisite tutti quanti, meravigliosi. Mi infondete coraggio e mi date la carica emotiva per continuare ancora a scrivere. E non mi fermerò, questo è certo. Ho in cantiere un'altra pubblicazione, tanto per cambiare, legata al mio ambiente, di ispirazione ambientale. Vi anticipo l'argomento, è un'opera in prosa e narrativa dei racconti ispirati al nostro territorio, dove il protagonista è Bruzzano Vecchio, quel bel paese di cui ho tanto sentito parlare, che si chiamò Vecchio dal 1270 fino all'anno del terremoto, fino al 1908. Che io conosco dai racconti di mia madre, di mia nonna, dall'ambiente, dai paesani, e quindi ho trattato il passaggio dalla civiltà agropastorale a quella mercantile. La poesia che lei ha letto, Avvocato, Morse e Vita, contiene parte di questi racconti. È la storia, la famiglia che io cito, la famiglia Nocera, erano miei vicini di casa, e lui era un commerciante, proprio il primo commercio del paese, commercio itinerante a piedi, con l'asino e con le cassette, con la tela dentro, la frutta, con le uova e le verdure. Ecco, sono personaggi questi su cui io mi sono fermata, che hanno dato un grande contributo alla crescita del mio paese e di tutti i paesi interni qua del territorio. Io vi ringrazio infinitamente, ringrazio gli amici di questo onorevole tavolo, ringrazio voi che avete avuto la bontà di venire e di ascoltare. Penso che questo tempo trascorso insieme sia servito ad entrambi, a voi da una parte e a me sicuramente tanto, perché insomma... ciò che è stato detto mi ha fatto capire che ci sono quelle minime basi per continuare a dire la mia, va bene, su questo amato territorio. Allora, in conclusione vorrei ringraziare e salutare tutti coloro che sono intervenuti, dal sindaco di Brancaleone, l'avvocato Francesco Moio. Sì. Domenico Salvatore, grazie, grazie a te, grazie degli appressi, grazie al giovane che rappresenta l'elemento. Allora, abbiamo salutato il sindaco di Brancaleone, l'avvocato Francesco Moio, salutiamo il maestro Gianni Pavasuli. Proseguo qui con il dottore Vincenzo De Angelis, il dottore Saverio Zuccadà, direttore responsabile della Voce, il professore Leone Campanella, direttore editoriale della Voce del Sud,
in dulcis in fundo la professoressa Rosa Marraponi, augurando di salutandola fino alla prossima presentazione, e un saluto a Telemedito e Teleprova Marina e a tutti voi per l'attenzione. Grazie. Il dottore Ciglione si è dimenticato che dobbiamo dare un saluto anche al dottore Ciglione. Grazie.